E siamo di nuovo qui, pronti a vivere un'altra storia di calcio. Entrambe le squadre sono convinte dei propri mezzi e vogliono sicuramente essere protagoniste del proprio racconto. È il momento questo di provare a trasformare in realtà i sogni. Bisogna che si concretizzino speranze ed ambizioni. E per farlo però bisogna iniziare certamente con il piede giusto. Colori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Paris Saint-Germain e Manchester United. C'è Messi, se ne va. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla buttata via, peccato. Cristiano Ronaldo viene sbilanciato dalla difesa. Decide di allargare il gioco. Prova a verticalizzare. Ecco Zico. E passa. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Eysseric, intervento bello ed efficace. La calcia lunga nel corridoio di destra. Gosdiunder. Intervento duro ma corretto. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Si libera e va. E abbiamo già superato il quindicesimo. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Tentativo in avanti, lungo. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Lo supera! Poteva servire qualche compagno in quell'occasione, forse ha tenuto palla un po' più del dovuto. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Sergio Ramos, sulla destra. Si fa trovare pronto in posizione leggermente defilata. La difesa spezza questa azione personale. Miracolo di Muslera! Letteralmente affondato in area di rigore, vediamo che succede. Sicuramente non era in programma, ma niente da fare, vanno dagli 11 metri. Una munizione che non sorprende più di tanto. L'azione irregolare c'è, secondo l'arbitro. I giocatori vogliono negoziare in qualche modo, ma ormai non c'è più niente da fare. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. A sinistra, sulla fascia. Che giocata in dribbling! Crossverso, ci colpisce il pallone! Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Cristiano Ronaldo. Bünde. Giocata di classe pura. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Cristiano Ronaldo. Under. Under. Prova a spingere sulla corsia di destra. Vede un varco e si infila in dribbling. Recupera palla dopo qualche sportellata. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Ripartono all'attacco, direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Messi, la gioca sulla destra. Under. Ottima giocata qui. Accelera per smarcarsi.
Gosdiunde sale in cielo e va di testa. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Prova a giocarla in profondità. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Partita bloccata, un gol adesso potrebbe cambiare l'inerzia della gara e sicuramente vivacizzarla, visto che è piuttosto noioso. Una bella giocata nello spazio. E se ne va in scioltezza. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Va largo sull'out di destra. Occasione per il contropiede. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Si sbarazza dell'avversario. Eiseric. Cerca la fondo sulla sinistra. Zico. Dimostra di saper fare anche il difensore. Ma questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Tanto impegno visto finora da entrambi i lati, ma poche emozioni e ancor meno gol. Al duplice fischio dell'arbitro il risultato è inchiodato sullo 0-0. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. La gioca in avanti con un filtrante. Non si passa! Messi, che gol! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Cross di Ødegaard. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Trova un modo per passare. Cerca la traccia in profondità. Il Manchester United è ancora sotto di una rete, deve provarci con più grinta. Alderweireld. Mbappé. Messi. Sergio Ramos è l'autore del fallo. Changement pour le Paris Saint-Germain. Arriva il momento del primo cambio, serve a rischiare un po' le carte. E adesso diventa difficile per la difesa avversaria. Messi ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per il tiro. Il numero di spettatori per questo match si sbarazza dell'avversario. 987. Qui deve tirare, ci arriva di nuovo e c'è la rete. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani.